Si terrà da oggi 21 marzo al prossimo 25 ad Agrigento la settimana dell'Erasmus che vede l'Istituto Comprensivo Statale Anna Frank di Agrigento impegnato con altre 4 scuole europee di Austria, Bulgaria, Irlanda e Slovenia in un progetto di partenariato internazionale approvato dall'Agenzia Nazionale INDIRE nell'ambito del programma europeo Erasmus Plus. Stamani la cerimonia di saluto presieduta dal dottore Alfio Russo che ha portato il benvenuto alle delegazioni. Presente anche il comune di Agrigento, l'assessore Valeria Proto, il commissario straordinario della provincia Raffaele Sanzo. Sì, questa è la fase conclusiva di un progetto sulla metodologia delle flipped classroom, della cosiddetta classe capovolta, iniziato 3 anni fa ed è l'ultimo appuntamento di un percorso che abbiamo sviluppato con le scuole austriache, che è la scuola capofila, con la scuola irlandese, con la scuola bulgara, la scuola slovena. È importante fare incontrare i ragazzi, farli confrontare e anche fare confrontare tra di loro i docenti per cercare di costruire insieme quella cittadinanza europea di cui avvertiamo la necessità proprio in questi giorni in cui vediamo purtroppo scene di guerra e non scene di solidarietà e di pace tra i popoli europei. Il progetto Erasmus nasce con l'intento di preparare le nuove generazioni, noi cerchiamo di fare la nostra parte e poi speriamo bene che i ragazzi riescano a cogliere il messaggio. Ci tenevo a portare il saluto della città a questi ragazzi che provengono da 4 nazioni della nostra bellissima comunità europea. Come giustamente avete ricordato, è un periodo molto difficile. E vedere oggi ragazzi che parlano lingue diverse ma comunicare tra di loro è molto bello e questo ci dà tanta speranza. Anche in inglese. I'm really happy to be here and it's wonderful. Thank you very much to the school for inviting us and it's really a good time here in Sicily perché Sicilia è molto benissimo. È la prima volta che viene ad Agrigento? Yes, I have been in Agrigento third time. No. No, because we had another project earlier with the school. It was really great. E quanti alunni avete portato? Quanti studenti? Children? Quanti? Abbiamo bimbi, studenti e. Sì, sono venuto molto volentieri, ho accettato l'invito del preside perché questa è l'Europa che vogliamo, giovani che si incontrano, che si abbracciano, si baciano, si conoscono. La guerra non ci appartiene. Sono venuto e tornerò in ogni occasione in cui ci sarà la possibilità di incontrare i nostri amici europei, non italiani, europei. Io sono andata in Slovenia. Come esperienza è stato bellissimo, non me lo aspettavo che sceglievano me. È una cosa molto emozionante, fare anche socializzare con gli altri, anche senza conoscerli, parlavamo così. Samuele, prima il viaggio in Irlanda e oggi i ragazzi irlandesi sono qui, quali emozioni provi? Allora, io intanto quando mi hanno scelto per Irlanda non ci potevo credere perché c'erano tutti i professori e tutti anche i miei genitori che dicevano che non mi avrebbero scelto mai. E poi ho scoperto che effettivamente parlare anche con un'altra lingua con altre persone straniere è stato molto molto emozionante perché ho scoperto che, diciamo, non so parlare, però riesco a comprendere e socializzare con le persone anche con un'altra lingua diversa da... Samuele come? De Benedictis. E tu? Sefra Maria Sardone.